Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto, a voi avete visto questo film a cui io sono molto legato, ma non è il solo a cui sono legato, ma sono molto legato anche perché è un film che ha un cammino dal romanzo americano fino a quello che avete visto, molto complesso, e anche l'idea di fare un film in cui si torna sugli stessi episodi, negli stessi momenti, con tre punti di vista, scoprendo sempre di più quello che succede, è un'idea che è arrivata, è venuta a noi in sceneggiatura e che in questo modo ha cercato di interpretare, ma anche di allontanarsi dal libro. Il libro era un libro di Stephen Amidon, credo, opzionato da Indiana. E a un certo punto è uno dei progetti che con Virzì avevamo immaginato. Virzì, come dire, ci si avvicina sempre ai progetti in maniera non netta, però si entra e si fanno. Ovviamente abbiamo letto questo libro, ci sembrava molto bello, poi Stephen Amidon è diventato prima nostro amico e poi coautore di una sceneggiatura che è quella di L. Era già il Jordan, film americano di il film Paolo americano Virzì. con Helen Mirren e Donald Sutherland, quindi abbiamo scritto con lui dopo, ma io, Paolo Virzì e Francesco Bruni ci siamo trovati con questo romanzo ambientato a Boston e dintorni, con una provincia americana, e non abbiamo mai pensato di fare un film americano, abbiamo subito immaginato di portarlo qui, cioè che era qualcosa che ci riguardava. E nel portarlo qui, appunto, siamo andati in Brianza, abbiamo ricostruito quei personaggi, proprio li abbiamo smontati, ricostruiti in dei personaggi italiani, in un ambiente italiano, in un racconto italiano, e poi abbiamo quasi subito, anzi direi subito, pensato a questa struttura che mi sembra la cosa più importante del film dal punto di vista della sceneggiatura. E questa struttura narrativa, credo che poi è una struttura narrativa che all'estero si vedeva da un po' di tempo e qui si vedeva poco. E infatti è stato, mi ricordo questo episodio di quando siamo andati al montaggio la prima volta, perché Paolo stava girando, siamo andati io e Bruni da Cecilia Zanuso al montaggio, a vedere proprio due scene di due punti di vista diversi, per capire che cosa succedeva, perché come si sa le sceneggiature possono essere anche molto belle, ma poi sul set si verifica quello che succede e alle volte si possono avere delle sorprese terribili o delle sorprese stupende. E ci è bastato vedere quei 2 minuti di due punti di vista diversi sulla stessa scena, che era la scena in casa di quando il padre torna e la figlia sta facendo la doccia e si ruba. E a quel punto abbiamo detto funziona. Ci è sembrato soltanto, anche perché Virzì sul set voleva sapere se funzionava, perché era un po' spaventato. Questo è molto interessante perché questo testimonia un coinvolgimento degli sceneggiatori non solo in fase di scrittura, ma anche in fase, in questo caso in fase di riprese, ma proprio per avere un occhio su ciò che il regista sta girando in quel momento. Il primo film è My Name is Danino, che è appunto il film in cui io non ti conoscevo. Ecco, come ti sei inserito in questa amicizia già? Allora, su My Name is Danino facevo un libro dopo il film, che apprezzi My Name is Danino, un film che ha avuto delle vicissitudini produttive epiche a proposito dell'epica dei film, È il film coinvolto nel crack di del Cecchigor. crack di Cecchigor, una cosa comunque storica in qualche modo, credo che siamo stati i primi ad aver fatto una specie di causa a Cecchigor prima della Fiorentina. Quindi, dopo abbiamo fatto un libro in cui ho scritto un pezzo che si chiamava Ed io tra di voi, come la canzone, perché in effetti era molto strano avere a che fare con due amici che scrivevano con una sintonia perfetta, perché fino ad allora avevano scritto quasi sempre loro due da soli. Erano tutti due livornesi, amici di infanzia, eccetera, e arrivava sto casertano da un altro mondo, e però poi dopo abbiamo scoperto che in qualche modo strani casertani e livornesi riescono a trovarsi in maniera sensata.
Quindi è stato un ingresso tutto sommato. Sì, devo dire facilissimo. Proprio fin dai primi giorni siamo molto divertiti. Mi ricordo di. Perché poi il film è sempre legato a qualcos'altro. Quel periodo. In quel periodo, Virzì aveva una compagna, una fidanzata che lavorava con l'ufficio stampa del Grande Fratello ed era il primo Grande Fratello, quindi quello storico. E noi quindi sapevamo in anticipo che usciva dalla casa del Grande Fratello. Informazioni che valevano oro in quel periodo. Io è stato il periodo in cui ho avuto più potere nella mia, anche a casetta, tra i miei amici, perché ero il detentore di una verità, di un segreto. Di un segreto, e dicevo: io so chi esce questa settimana. Tra l'altro, dentro c'era Talicone, che era un casettano, quindi c'era anche a casetta una specie di tifo sul Grande Fratello.